voleva e non può essere la soluzione esecutiva di tutti i problemi di locale. Io vi ringrazio anche della fiducia che ci date nel riuscire a dire che in 50 giorni noi abbiamo tutti i progetti esecutivi per il comune di Nogaro, non ce la facciamo, nel senso che proprio dichiariamo la nostra incompetenza a risolvere tutti i problemi di Nogaro in 50 giorni. Lasciateci almeno a 50 per vedere tutte le cose da fare. Per quanto riguarda poi le questioni, rispetto a alcuni altri grano, le gestioni rigorose degli stati usciti sono i migliori conti. Per quanto riguarda la pari opportunità del Consiglio, poi credo che Marco vi dirà alcune cose. Per quanto riguarda il ripristino, io mi sono segnato l'osservazione delle norme di reciproco rispetto civile, alcune cose vengono già fatte in questo momento. Reciproco rispetto civile vuol dire che se i bar fanno adunanze e siamo tutti contenti, se fanno adunanze rompendo le scatole a tutti i cittadini intorno siamo meno contenti, e qui ne faccio un esempio banalissimo, quindi è giusto che intervengono le forze dell'ordine e dire non fate più troppo rumore perché gli altri cittadini non sono contenti. Quindi questo è l'esempio dell'articolo della porta civile. Devo anche dire che dai rapporti che abbiamo sia dalla stazione di Calaminia di Nogara che dalla stazione di Villa Franca, Nogara è uno dei paesi che ha meno problemi complessivi di ordine pubblico, non sto dicendo che non ci sono, è uno di quelli che non c'è da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'associazione, quindi andiamo a vedere, per quanto riguarda i chilometri zero, sono abbastanza d'accordo su che sulle mense si vadano fatte. La Codiretta ha dato ampia disponibilità a intervenire ulteriormente. Per quanto riguarda poi l'uso, abbiamo due categorie di mense su cui possiamo avere influenza diretta e quelle che abbiamo meno influenza diretta. Io credo che una questione poi del modo degli appalti dove possa essere introdotto questo criterio, sono completamente d'accordo. Non ci sono problemi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la festa con le noci, lo ripeto, quando si dice che vogliamo capire come funziona una maggiore attenzione al funzionamento, è chiaro che noi non possiamo che prendere atto che le edizioni precedenti della festa con le noci hanno dato ampie potenzialità, hanno dimostrato, perché io credo che i fatturati siano meritevoli di potenzialità, quindi è una manifestazione importante. Non possiamo non prendere atto che a livello di funzionamento ci sono stati dei problemi, nel senso che ci sono stati problemi di gestione complessiva, probabilmente l'accordo che è stato fatto con Nogara 20, 20 Nogara, cose di questo genere, deve essere sottoposto a revisione. Non è escluso che Nogara 20 possa andare avanti ancora prendendo atto anche di aggiustamenti di tiro in modo che non ci sia più deficit, è chiaro, perché non ha senso che ci siano deficit continui oltre gli start-up iniziali da parte di un'organizzazione. Noi non siamo organizzatori di eventi come comune da questo punto di vista, quindi non abbiamo nessuna voglia di organizzare eventi. È chiaro che siccome la manifestazione è importante, ove Eventi Nogara avesse una sua potenzialità prendendo atto di, ripeto, aggiustamenti di tiro che portino a pareggi di bilancio, noi saremmo le persone più contente di questo mondo. Ove non ci fossero queste disponibilità, non vogliamo far morire la festa del mondo, cioè non abbiamo nessuna voce di far morire la festa del mondo, anzi, noi crediamo sia una questione assolutamente importante. Bisognerà valutare forme di farsi carico. Anche qua ci sono due metodi, non è che abbiamo in tasca la soluzione. Le due soluzioni possono essere quella che ci siano società imprenditoriali private, faccio un esempio banale, se tutti gli stendisti della festa delle nozze avessero voglia di costituire una società di gestione per gestire questa cosa, potrebbe essere una via d'uscita. Se non ci fosse questa questione, un'altra cosa potrebbe essere quella della costituzione di una società di capitali, da questo punto di vista, che rileva marchio ed eventualmente anche il bilancio di questa festa e l'imposta a livello imprenditoriale. In tutti e due i casi noi daremmo il nostro sostegno, che non saranno più soldi, tanto per essere chiari, per evitare questioni di sprechi e di fare carrozzoni, saranno sostegni complessivi a queste situazioni. Quindi la propaganda, le cose, la propaganda, le cose, altre questioni, però facciamo propaganda su cose che facciamo, non su cose che non facciamo, perché questa poi è la differenza, non siamo niente a vedere da solamente. Stiamo dicendo ai giornali una serie
iniziative che stiamo facendo. Esageriamo, non so. Quindi c'è la differenza di blog di questo anche della Bad Box, dove no, si prenderà atto. No, me l'hanno detto, me l'hanno detto la Bad Box, non ho tempo di seguire. Fai come Cionini che dice di non leggerlo mai, poi. No, ma io sono assolutamente informato di quello che succede, tanto per esempio. No, lo so, sai. Come se lo so. Quindi la questione poi della. La questione, ripeto, della festa giusta va in questi termini e va concordata con i soggetti che andranno a gestire la festa per il nostro. Perché dopo non potremo mica sempre dire che bisogna coinvolgere i soggetti specifici e poi dire perché li hai coinvolti e vuoi fare le cose tu. Quindi diciamo che questa è la via d'uscita. Un caso, due cose sono chiare sulla festa del nostro. Per quanto ci riguarda deve esserci. Per quanto ci riguarda, deve essere attiva. Queste sono le due questioni che devo fare. Sto dicendo cose banali. Per quanto riguarda gli obiettivi, ora torniamo per la festa culturale, anche per rispondere poi al consigliere Pezzi. Io credo che tutte le manifestazioni, tutte le associazioni vadano coinvolte da questo punto di vista. Non possiamo non prendere atto di una serie di problemi che ci sono stati. E quindi da questo punto di vista valuteremo quello che c'è stato in base a tutti quelli che hanno dato un contributo a queste cose. Per quanto riguarda, no, mi fa una cazzo di che viene ancora, arrivo dopo come ancora, lavoro come l'altra volta, no? Te parli dicendo che voglio fare su alcune robe e dopo che incarti di. Come vuoi che ti dica? E su alcune questioni che potevi di fuori bilancio, non lo so. Vuoi che ti dica che promesse fatte ai cittadini, da come, non lo so, vuoi che andiamo a fondo, andiamoci assieme, non ho nessun problema, perché i problemi non li abbiamo mica noi, chiaro? Ed è altrettanto chiaro che se ci sono debiti, se ci fossero, io non lo so, se ci fossero problemi fuori bilancio e problemi creati da qualcuno, noi non ce ne faremo carico, chiaro? Se ne faranno carico i singoli amministratori che eventualmente hanno creato problemi, è chiaro? Quindi è inutile venire a picciare come temere i soldi il problema. Mi sembra, no, perché dopo se no è ancora confusione, da questo punto di vista. Per quanto riguarda il problema delle biblioteche, poi io credo che Marco dirà alcune cose. Per quanto riguarda questa famosa storia dei parcheggi, stava essendo fatta da un tot. Purtroppo le procedure burocratiche, anche noi siamo vittime di queste cose. Mi dicevano stamattina che dovrebbero aver finito il progettino, ma ve lo dico anche con molta tranquillità. In maniera immediata, con una spesa di 80 euro, creiamo 7 parcheggi. E fai esplicito? Non lo so, te vedrei. Dopo te vedrei, ma perché sempre i dubbi, con una spesa di 80 euro facciamo 7 parcheggi. Fai esplicito sopra la marciapiede. Vediamo, ma sono 80 euro, una lata del mezzo. Che non paga striscia. Se che mi torno al mento, pensi che vedo. Non si possono. Quindi vediamo le soluzioni che andremo a fare. Le fioriere che vuoi togliere. Allora, sei tutto, tesoro. Ma vedi che siamo tutti le fioriere che vuoi togliere. No, te lo dico, quindi piazza. Le due fioriere che vuoi togliere, le fioriere che secondo l'articolo vuoi togliere, vedi di riutilizzarle magari. Sì, le fioriere, sono d'accordo, no? Ma sposteremo a no, ma io ti spiegherò che no, voglio dire, visto che ci sono, le utilizziamo le altre cose. Anche io dico che secondo me sì, te va bene, ti sento mia d'accordo, secondo te no, va bene, non lo so, lo sto dicendo. Ma le 7 mesi che te lo dico, memorizzalo, no? Ti sto dicendo che secondo me sì, va bene, memorizza. Perché ti, da questo punto di vista, cioè, tra virgolette ti arrabbi? Ma dammi l'operario, sono stupido di dire sempre le stesse robe, ti continui a rimandarmelo. No, ti ho chiesto questa sera. Ma no, nei 7 mesi, da quando ti siete assessore, ti metti sei, posso fare la spina dei pesce? Mi devi dire sì, e ti a lei, dopo te viene detto quando c'è, posso fare la spina dei pesce? Sì, e ti continui a dirmi posso farle. Non so te che ti dica, Emanuele. Io sono chiesto adesso. Ma no, te me l'hai mandato voi, se te sei onesto,
e a dirti di che le 7 mesi che te lo dimandi, da quando te sei assessore? Te lo mando il discorso di... Se puoi fare la spesa di pesce. Allora te che con i voti di memoria, così ha solo i voti di memoria se ti vieni. Va bene, no. Benissimo. Allora non è solo qua. Faremo questi 7 posti, 3+3+1, pensati. Magnifico. Fantastico, sì, bravo. Abbiamo un secondo problema, che è quello delle spine pesce davanti alle gambe. Alle gambe che abbiamo un po' di tempo in più, e in questo caso probabilmente dovremo spendere qualche soldo, quindi dobbiamo anche recuperarli, ma ci arriviamo e abbiamo l'impressione di riuscire ad arrivarci in termini tempo non lunghi. Da questo punto di vista faremo, proporremo, cerchiamo, qui ci sta dando un parere, la doppia svolta provenendo dagli esterzi, vorremmo fare un periodo di prova, nel senso che possiamo vedere come funziona questa cosa qua, non è esclusa un'altra soluzione, poi anche per la verità di EO, ma però lo dovremmo verificare prima. Magari il consigliere Pezzi ci darà una mano a mettere a disposizione il parcheggio un po' di più dentro, e quindi magari portiamo via qualche macchina da fuori e portiamo via. E quindi magari si potrebbe anche ripristinare il doppio senso. Quindi questo è il problema della piazza, niente straordinario, niente di più, niente di manco da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'appalto della gestione, come fa con gli appalti della gente? Ok, gli appalti, cioè nel senso che noi vorremmo tenere gli appalti del servizio pubblico e le aziende locali, e quindi ci va bene. Hai mica pensato alle associazioni al posto delle aziende agricole? A me va bene tutto, non ho problema. Basta che non sia locale, parlo associazioni di Novara, no? Sì, certo. Per quanto riguarda la circonvallazione, allora è arrivato l'altro giorno, è stato reso esecutivo, doveva andare in appalto, queste cose qua vanno gara a mare, con un esecutivo che è anche leggermente diverso dal vecchio approvato dalle conferenze di sindaci a suo tempo, che dà già un'indicazione precisa, se volete ne discutiamo meglio la prossima volta, dà un'indicazione precisa sull'impostazione della circonvallazione. Di fatto prevede già un 40% della circonvallazione da questo punto di vista, quindi ne discuteremo se volete, quindi si tratterà poi di... Posso domandare una cosa? Sì. Il fatto che togli il traffico dal centro commerciale, va bene? Non lo so, chiederemo, faremo un altro giro, poi facciamo un altro articolo. Fate un altro giro? Sì, lo farò venire fuori sempre domenica, mi raccomando, perché... Ma sì, cosa vuoi mai? Noi non, cioè, io mi ricordo che c'era un'amministrazione qualche tempo fa che aveva messo un cartellino sopra l'ufficio del sindaco che diceva non si ricevono i giornalisti. Non lo sapevo questo. Adesso te lo sei. Adesso hai un buon rapporto, ma non solo con quelli ufficiali di regime, anche con quelli che non sono molto... Vedi che leggi cosa, non si ricevono di regime. Non è il mio problema, quindi non preoccupatevi. Abbiamo buoni rapporti con la stampa, abbiamo buoni rapporti. Guarda che ho piacere, sai che leggi il blog di giorno. Ho piacere che leggi il blog di giorno. No, ho delegato un assessore con una legge. Cioè, ti prepari uno per l'intervento della roba di lui. Sono molto lento. Sai che sta? No, perché abbiamo deciso che siccome sei noto, prego 500 euro al mese per leggere il tuo blog. Fantastico. 400 euro. 500 euro da sua dritta. 498 euro. Per quanto riguarda il piano di sicurezza, credo poi che Pasqualini possa dire alcune cose, perché stiamo facendo, verificando una serie di progetti. Io inviterei però il consigliere a fare come non so, o di sforzo magari. Magari così per darci una mano, un pochino, perché credo che questo sia la maniera di essere coinvolti. Fra l'altro anche la provincia ha fatto una riunione di provincia ancora, no? Sì. Capogruppo anche di un partito che conta. Anche lì abbiamo fatto una riunione in cui c'era stato promesso il 10 giugno che andrà l'assessore Polo, c'era stato promesso un'iniziativa della provincia con il coinvolgimento di tutti i comuni, una mozione comune nei confronti del consorzio di bonifica. Non è mia riunione, ecco, io questo te lo chiederei. Perché dopo non arriva niente, se fai le riunioni, le ghee, dopo se mi manda il comune sopra il fa. No, noi ci andiamo alle riunioni abbastanza spesso, poi aspettiamo. L'ordinanza come comune di Novara senza passare alla provincia? No, perché aveva più senso, siccome il presidente stesso si era incaricato di dire la facciamo come tutti i comuni, aveva più senso e noi eravamo anche contenti di queste cose. Il presidente è più influente a te?
Sì, può darsi, però se sei in consiglio non voglio ancora capire cosa te fai, capisci? Allora vuole essere capire se fanno caso che qualcuno lo sa. Quindi ci rispondiamo con tutti. E se la provincia rallenta tutto, come comune si può. Andiamo forte, prendiamo atto che il capogruppo della Lega non incide, capisci? Da un punto di vista. Ma poi comunicare che anche il presidente della provincia, dopo l'amministrazione, fa qualcosa? O se chi lo sa, vedremo. Io pensa di fare le robe tutte le settimane, dobbiamo dimostrare che siamo. Voi in 9 mesi siete riusciti a invertire un senso di marcia e a dare un'indicazione di una via. Dite poi voi la tua conferenza stampa del regime, Mirko, portavo come cosa, Ma chi è di Rabi? Ma chi è di Rabi quando spiego? Ma non abbiamo, sono tranquillissimo. Cioè, perché sei Rabi? Non ti devi arrabbiare. Devi capire che, vedi, cioè, tu puoi commentare, c'è il caso commenti, vai là, commenti, cioè, dici la tua. No, perché io ho un caro amico che si chiama Orso, sì, certo, che ha tentato, di commentare, e ha impedito l'accesso democraticamente. Non è vero. Vabbè, allora lo vedremo insieme. No, certo. Non è vero, non c'è problema. Lo vediamo quando vuoi te. Va bene, quando vuoi. Il signor Orso Luca faceva Flame e c'è scritto sui disclaimer che Flame. No, c'è scritto su. Io invito il signor Sindaco a leggere il disclaimer. Sui disclaimer c'è scritto che il Flame. Allora, Teresa, sull'ultima pagina del blog dove ci sono le indicazioni di come si fa a commentare. No, insomma, visto che hai tirato fuori te. No, non è per politica che hai tirato fuori, devi andare a leggere. Quindi, per quanto riguarda le case alte, poi risponderai anche sulla veduta, io credo che risponderà. Per quanto riguarda il patto, questo è molto semplice. Noi proporremo termini umani, cioè dopo la sagra, lasciate fare la sagra, ci divertiamo un po' anche noi. Dopo la sagra, una commissione paritetica, penso qui, penso qui, tra maggioranza e minoranza, due e due, per l'esame di tutte le osservazioni. Noi siamo convinti, per dire che lei cosa solo l'urbanistica, che si è fatto il primo screening, ci serve un'esperienza da non sottovalutare. Quindi io credo che su questo punto di vista per esperienza abbiamo l'assessore, poi inviteremo un altro gruppo di minoranza, decidetelo voi, gradiremo che avesse 20, quindi sono vedete voi che c'è perso adesso. E poi un'altra maggioranza faremo un preesame di tutte le osservazioni. Io credo che dal preesame andremo poi a verificare se esistono in termini di saldo di altre cose, necessità di aggiornamento. Per quanto riguarda poi il patto, sono assolutamente convinto che tutte le condizioni contrattate al suo tempo vadano riviste tutte. Quindi da questo punto di vista io non ho dubbi. Questo vedremo cosa vuol dire, cioè nel senso che la contrattazione significa andare a verificare quindi i termini giuridici di queste contrattazioni, ma siamo fermamente convinti di andare a ricontrattare tutto, tanto per essere chiari. Da questo punto di vista siamo altrettanto convinti che lo strumento deve andare avanti. Perché non possiamo. Ma se potete farlo per te magari. Allora, da questo punto di vista noi siamo completamente convinti che debba andare avanti. Ci diamo i tempi tecnici per andare avanti da questo punto di vista, dopodiché decideremo se è una riunione. Tempi tecnici oggi come oggi non sono meno di 12 mesi. Oggi come oggi, Se siamo bravi a cuore, secondo me i tempi sono leggermente più lunghi, anche perché poi le soluzioni sono due in realtà. O la ricontrattazione, questo da un mio parere non è ufficiale, ma ce lo do da tecnico, insomma. Sì, ma è posto anche per me la vita, quindi sono in grado di giudicare queste cose. Allora, da questo punto di vista abbiamo due vie noi. Oggi ho una ricontrattazione favorevole al comune in tutta una serie di accordi, oppure l'altra soluzione è quella di andare a verificare la tavola 4 se sarà il caso di approvarla o no, e quindi di rimettere il nome di tutti gli accordi. Queste sono le vie che abbiamo oggi. Lo decideremo insieme. Per quanto riguarda l'ospedale, lo chiudo e lo ripeto, è chiaro che ci sono stati accordi informali con le strutture e anche con alcuni elementi regionali, non con l'assessore Coletto, che è stato peraltro informato venerdì di alcune situazioni, perché la ristrutturazione che riguarda la prima parte, ci sono due delibere con 570.000 euro stanziati da parte della regione e fanno capo all'assessorato dell'assistente, quindi Sernaggiotto, quindi non ho letto da questo punto di vista,
ci sono due delibere esecutive di 570.000 euro più un finanziamento autonomo di circa 200-220.000 euro da parte dell'UTI. Che cosa dite? Ieri non è che si scherza, niente, dai. Che cosa dite ieri? Non sono uscite. L'esecutività è di fine anno. Sì, era già nel 2010, comunque. Pensa che non si è neanche in corto, pensa che non si è neanche in corto che ha fatto l'esecutività. L'esecutività in realtà. Ma pensa che bravo che c'è stato! E capite, non si è neanche propaganda, vedete, l'altra. Ma noi siamo contenti che ci siate. Su questa questione, su cui ce ne siamo accorti noi e forse un po' meno voi, su questa questione poi è stata fatta la delibera esecutiva dell'attribuzione dell'incarico. Ieri anche stamattina c'è stata una verifica dei tecnici sulla struttura per verificare. C'è un impegno progettuale di incarico di dare il progetto esecutivo entro il 10 di agosto. Dopodiché ci sono procedure di appalto per questo primo straccio che riguarderà la seconda parte, il secondo piano dell'ospedale. Non è la soluzione dell'ospedale, è chiaro. È una tappa. Abbiamo fatto due incontri ufficiali, anche con l'amministrazione del più ospizio, pregandoli di andare con grande velocità a ridefinire il piano sociale, perché poi una parte della ristrutturazione dell'ospedale passa anche attraverso questo. Quindi l'ospizio è nato. C'è stato un incontro informale col comune di Sorgà che potrebbe essere interessato. La proposta della fondazione non viene da noi, anche se siamo d'accordo, ma viene dalla Casa di Popolo. Ci sono stati incontri non ufficiali anche con l'amministrazione di Gazzo, perché siamo ancora in questa fase, a caso che qualche problema bisogna capire cosa succede. Da questo punto di vista, io credo che oggi il fatto importante di questa delibera e di una possibile ripresa dei lavori entro l'anno sia che ritorna alla residenzialità su una gara, quindi 24 ore su 24, e quindi la possibilità di aprire nuovi scenari. E la seconda cosa è di avere un servizio che è aggiuntivo, perché non esiste oggi nel LUS questo servizio, quindi si raccolgono una serie di criticità a livello regionale che vengono portate all'interno della casa. Non esiste oggi su questo nessuna proposta, tanto per essere chiari, ritorniamo anche alla questione della contrapposizione, di alienazione di beni legati al vecchio lascito Stellini per fare questa operazione. Chiaro? Zero. Tanto per essere chiaro. Io ritengo che se parte una manifestazione della regione l'interesse per Nogara, che ha anche una sua strategia complessiva a livello sanitario, ricominciamo, ma questo lo discuteremo un'altra volta. Da questo punto di vista io credo che non ci sia oggi la contrapposizione per andare a mettere in mora la proprietà dei. Anche perché esiste una disponibilità, non solo per la Chiesa, tanto per essere chiari, la Chiesa quella che c'era sul giornale, sempre quella di vicino. C'è una disponibilità generale oggi dell'ULS a ricontrattare e di cedere in uso e incomodato al comune di Nogara una parte dei beni che si liberano. Discutiamone. Vediamo. Incomodato. Pali di CEOD. Potrebbe essere. Pali di CEOD e l'ospedale, diciamo, il primo. Potrebbe essere. Per farne che cosa? Si sa già? Si no. Niente? Io ho anche un'ipotesi, ma. Te l'ho detto, che non ti ascolti mia? A te che l'ho ascoltato, te lo dico perché quando eravamo noi dall'altra parte, su una sorta di, vabbè, cioè, di vista di minoranza, stavamo anche loro.
sempre studiosamente detto no, anzi addirittura mi ricordo ascolta fatto a bus come si diceva che non si sente niente nessuno non è il microfono prendiamo tra voi due e va bene però guarda non l'altro no, io era chiuso un po' ci sta il microfono no, te lo dico perché quando eravamo noi dall'altra parte ognuno faceva il proprio gioco la maggioranza cristiana e puntigliosamente dal punto di vista posso sul discorso dell'ospedale giustamente ci veniva detto che erano stati fatti una serie di incontri e le minoranze non erano state informate. Scusa se intervengo però io non ero il consiglio all'epoca però ho seguito la vicenda. Non sono state solo le minoranze che, come hai detto te, facevano il gioco, era il tui che te dicevano che avevi informato, cioè Falco veniva accusato dai suoi, il sindaco Falco, di fare degli incontri di nascosto e di non relazionare poi a quelli della giunta. Questo è il concetto. No, ma però mi pare che su questo non che sia mia dubbi, perché il sindaco Falco non è andato a casa per colpa delle minoranze. Io è andato a casa per colpa della maggioranza. No, spiegare. Il suo discorso è l'argomento del caso è colpa nostra. Tu ti hai risposto? Punto. Tu stai spiegando, portando la cosa. Ti sto dicendo che, cioè, noi adesso facciamo due questioni. Allora, tanto quanto era stato detto al tempo, mi ricordo con tanto dei volantini. E logicamente ognuno faceva il proprio mestiere, come si suol dire, ci veniva sempre detto che non informavamo sul discorso dell'ospedale quanto veniva fatto. Allora ti sto dicendo anch'io, tutte le cose che ci stai dicendo tu potremmo averle sapute anche noi prima. Posso rispondere? No, sì. Io veramente dopo la mia volta sono in grande difficoltà, perché nel momento in cui ti informo prima devi dire che bisogna che ti informessi un attimo prima. No, ti informerò quando ho degli elementi in mano, Però ti informo. Ti informo però. Non solo, però hai appena detto tu che eri perfettamente a conoscenza delle delibere che non hai realizzato. Ma fammi informare. No, te l'hai detto te, che te sapevi tutto quello che ti dica. Cosa vuoi da dire? Sindaco, ti faccio una domanda. Allora, tanto per essere molto chiaro. Faccio una domanda, quando ti hai informato tu la prima volta sull'ospedale? L'altro giorno, ieri, vabbè, insomma, meglio, la fase esecutiva che per piacere, l'abbiamo tenuta anche riservata un attimo. Io ho avuto la comunicazione martedì, che siamo, appena abbiamo avuto delle cose buone, ho informato tutti i soggetti possibili. Anche perché prima di martedì o lunedì avevo avuto un incontro con quello che è il nostro interlocutore fondamentale sulla piazza di Novara, che è il Piospizio, con un incontro di questo genere. Va bene, dopodiché ho informato il Consiglio Comunale, da questo punto di vista, siccome non siamo mia in fase esecutiva, non è che sia ricorrere sui interventi, cioè che comunque un'informazione su alcuni processi che stanno andando e abbiamo ritenuto opportuno questa sera di ribadirlo ulteriormente. Cosa doveva fare? Chi cosa doveva fare? Cosa doveva fare? Tanto è chi ti ha detto che ti servizia tutto, tra l'altro, ti ha detto sulle delibere, che continui a usare, ti servizia tutto, ti sta là, qui no. No, su mia terza di conasso, io a rispondere della sua. Ti sto dicendo che appena non sono stato in grado di dare notizie, le ho date. A questo punto facciamo un passaggio ulteriore. Adesso che la cosa è sul tappeto, e torniamo anche al famoso comitato, è chiaro che in questo momento sia io che Marco, lo annunciamo se volete così, non abbiamo più motivo di fare parte di un comitato che pure ha svolto la sua funzione, che pure ha tenuto vivo alcune questioni, che pure ha mantenuto sulla questione della raccolta delle firme, di altre cose prima, sulle mobilitazioni, su queste robe qua. In questo momento in cui ha fatto una serie di osservazioni sul campo, va bene, non ha fatto niente, allora si sto dicendo. Non te li paga, se scappa via e tu da manda a caccia, te li paga, ma devi metti cosa te ne paga? Se la mia madre che mi ha te lo fai, ma mamma mia, quella che mi ha detto. Sì. E il resto degli altri ha partecipato? Ah beh, sì, perché è un dubbio è su questo. Perché prima non è stata approvata la delibera e loro sono andati a casa tutti quanti? Perché hai visto che c'è stato il bravo, abbiamo recuperato e non so di dove.
quindi da questo punto di vista, adesso ti informiamo. Quindi, non ho altro da dire, se gli assessori vogliono dire sulle altre cose. Non so perché, cioè, forse perché grazie, ti sto chiedendo alcune cose semplici, che erano le cose che ci chiedevi tu quando noi eravamo dall'altra parte. Quindi, cioè, non credo perché te ne cambi questo punto di vista. Te parlo la mia. No, no, ma neanche mia. Ti ho detto che te sapevi tutto, no, che le devi ti è sapendo, no, che non ti mi usate, non so che te dico. No, ti ho informato sull'esecutività delle cose. No, ti ho detto. Allora te le bugie. Dico anche le bugie. Allora ti ho detto. Ti ho detto, sindaco, che la conoscevamo, quella delibera lì di 500 mila euro di dicembre. Ti ho detto, tu mi hai detto così. Non è di dicembre, è di maggio, vedete, non ne sapevi niente. Te li hai detto tutti che erano di dicembre. No, la esecutività è andata a dicembre. Allora ti ho detto, allora no, ti dire così. No, vedete che non ti sei niente, ostra, che allora non sta a fare che la tesca panca. Qualcosa sono, qualcosa non sono. Prego l'assessore con la fotovoltaica, giusto di capire la cosa del fotovoltaico, ha fatto un incontro, non so, se vuoi piacere, poi sulla biblioteca Marco, e anche poi il fondo. Sì, ci siamo mossi per rispondere al giovane che chiedeva per una pianificazione di risparmio energetico. Abbiamo fatto la prima uscita mercoledì scorso per quanto riguarda un progetto di fotovoltaico facile, si chiama, si può vedere anche. È una società che si appoggia sui più numerosi comuni della Lombardia, del Bresciano, dove danno da supporto per entrare nelle varie comunità e farsi dare un comodato d'uso gratuito i tetti delle case, ma può partecipare anche il comune con tutti le scuole, sì, probabilmente conosci bene. Questa società, insieme al comune di supporto, potrebbe installarti il fotovoltaico completamente, cioè a loro spese, completamente, manutenzione compresa, che viene riscattato con 10 euro dopo i 20 anni e verresti a risparmiare il 50% del consumato dal fotovoltaico, scambio sul posto, si chiama SSD. Potrebbe essere interessante, dobbiamo dare una risposta entro ottobre e queste insomma le prime azioni che abbiamo fatto, che abbiamo fatto adesso, dobbiamo valutarlo, magari sono cose che possono interessare sia a quelli, come dite voi, quando ero di là, quando ero di qua. Interessa tanto. Ecco, questa è la prima uscita, ci sono anche altre cose, vedremo adesso se ci sarà la possibilità di installare anche le luci a basso, le lampade a basso consumo, però anche lì bisogna vedere lo stato dell'impianto, perché è importantissimo vedere come, da quanto tempo è realizzato e le caratteristiche proprio anche dei cavidotti e quant'altro. Ci sono delle cose in ballo, abbiamo che iniziare. Grazie. Sì. Sì, sulla biblioteca, in effetti è vero l'osservazione che fa Moreschi, cioè la biblioteca è anche sola. Quando ci siamo presentati la prima volta che abbiamo fatto l'incontro, ho detto per fortuna si vede qualche giorno dopo un bel po' di tempo, insomma. E quindi, ecco, sicuramente intanto abbiamo preso atto di una situazione di carenza, non solo, diciamo così, di personale, ma anche di strumentazione basilare per far funzionare la biblioteca. Cioè, prima la fotocopiatrice che la scuola usa in biblioteca, ma già da molto tempo questo, no? Da molto tempo. Quindi, chiaramente anche qua sono appena saranno il bilancio che ci consente, cercheremo intanto di riadeguare la biblioteca a dei standard perlomeno da paese civile. E poi chiaramente che faccia tornare la biblioteca torna a fare un servizio concreto per la popolazione. Un esempio, sono state sospese anche già da, adesso non ricordo, un anno o due fa, le pubblicazioni dei periodici, per esempio, proprio per le esigenze di bilancio. E, se vuoi anche una sciocchezza, però abbiamo installato la rena click sul computer biblioteca, così almeno il bibliotecario potrà vedere se il giornale e se viene qualcuno a prendere. No, non è una sciocchezza, Marco, fai a meno di comprare il carico. Ok, chiaro, quindi insomma, penso che sia una cosa positiva, quindi. E così anche se qualche persona può andare a prendersi un numero arretrato, mezza settimana, può prenderselo, insomma. Ecco,
le nostre attenzioni adesso entro breve tempo per creare un gruppo di lavoro per la biblioteca, anche un gruppo di volontari, in maniera tale che se si riesce poi ad organizzare una cosa fatta bene si possa anche vedere la biblioteca per esempio sabato pomeriggio. Questo è un obiettivo. Questo a proposito, io ho un ragazzo della mia associazione che si era già offerto il tempo di Sardini, lui si offriva per aprire la biblioteca il sabato mattina. Bene. Io gli avevo già detto a Sardini, poi insomma l'ammendatore, insomma succede quello che succede, allora se vi va, io chiedo a Riccardo se è ancora disponibile a fare questa cosa, se vi va. Sì, sì, sì. Ma sono tardi, quindi buono. Esatto, ci vuole. Te l'ho detto, io voglio collaborare, però bisogna che anche voi collaborate. Sì, 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 da questo punto di vista le deleghe. E dopo un'altra risposta che mi è stata donata da Falco sul consiglio comunale dei giovani, dei ragazzi, in modo da funzionare, chiaramente è una cosa che si vuole fare in collaborazione con le scuole medie, quindi quelle fasce d'età delle scuole medie, e che ha un duplice scopo, da una parte da avere un'interfaccia tra giovani, per esigenze dei giovani e amministrazione, quindi che ci sia una sede deputata per portare anche le istanze dei giovani, e dall'altro per sensibilizzare i giovani stessi alle istituzioni, perché purtroppo è una delle pecche dei tempi moderni che sempre meno giovani si interessano alla politica, si interessano anche ai comuni, quindi questo secondo me può essere un po' viatico per far cominciare a interessare anche i giovani ragazzi a delle problematiche del proprio paese, del proprio territorio e più in generale del proprio Stato, insomma, quindi penso che possa essere una buona iniziativa. Sul territorio. Allora, in quel caso si era valutato sostanzialmente un patto e quindi anche l'impegno del Presidente della Provincia era nei confronti delle associazioni agricole. Si era valutato soprattutto un patto che la maggior parte delle questioni erano nei fossati interni all'interno delle proprietà, ma anche nei piccoli casi il discorso riguardante i fossati confinanti con le strade e così. Quindi, io dico, da questo punto di vista io ti sollecito, Simone, a verificare in provincia se questa ordinanza è stata predisposta e che arrivi ai comuni in maniera di sollecitare un po' tutti i comuni e anche il nostro, quindi a prendere visione di questo, a approvarla e quindi mandare naturalmente anche al consorzio di politica la verifica sul territorio di questo. Questo non vuol dire che noi dobbiamo trovarci nei bagni, questo è chiaro, questo, perché sicuramente ci sono tutta una serie di problematiche che dobbiamo affrontare e sollecitare a sua volta sia il consorzio sia anche a livello nostro, anche le nostre associazioni di categoria così, nel senso che anche all'interno della famosa PAC che c'è il discorso della condizionabilità e quindi dovrebbe uno certe cose farle, proprio in vero senso delle cose, quindi anche questo punto di vista che diventino anche esecutive. Questo per riferirsi al discorso di temporale. Sul discorso Sagra. Il discorso Sagra sicuramente avete visto il programma e speriamo di essere riusciti a mettere insieme una Sagra che sia. Una prima cosa che voglio dire, abbiamo tentato, ci siamo abbastanza riusciti a coinvolgere in questa Sagra la maggior parte delle associazioni di volontariato possibile. Ci hanno dato anche una mano effettivamente nel fatto di dire di riuscire a fare una sagra che sostanzialmente tra il discorso dell'impegno comunale e il discorso dell'impegno che verrà fuori attraverso la raccolta di pubblicità da parte della Proloco andrà non oltre i 9.500 euro. Quindi vuol dire che siamo riusciti in termini anche economici, visto le ristrettezze economiche che abbiamo come comune, anche a portare un buon programma e sicuramente a portarlo anche dal punto di vista anche economico abbastanza contenuto.
discorso riguardante naturalmente il mercatino o il discorso dei chilometri zero. Qui ci sarà il martedì sera, intanto un primo approccio, quindi una serata promozionale. Stiamo insieme valutando un attimino una serie di regolamento per